caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La storia intrisa di grande motivazione di oggi ce la racconta il grande Napoleon Hill nel suo Pensa e arricchisci te stesso. È la storia di una scrittrice americana che era molto celebre all'epoca in cui venne scritto Pensa e arricchisci te stesso, cioè tra la prima e la seconda metà del Novecento. Il suo nome è Fanny Hurst e la storia del suo successo ci viene narrata in questi termini. La tenacia di Fanny Hurst conquistò la grande strada bianca dello spettacolo. Quindi avete già capito qual è la motivazione di oggi. La tenacia. Venne a New York nel 1915 per convertire la sua scrittura in ricchezza. La conversione non arrivò in fretta, ma arrivò. Per 4 anni la signorina Hurst imparò a camminare su e giù per i marciapiedi di New York cercando di vendere i suoi manoscritti. Passava le sue giornate lavorando e le sue notti sperando. Quando la speranza si affievolì, non disse: «Va bene, Broadway, hai vinto, me ne vado». Disse: «Molto bene, Broadway, è possibile sconfiggere alcune persone, ma non me. Ho intenzione io di costringere te, Broadway, a mollare». L'editore del Saturday Evening Post respinse i suoi manoscritti per 36 volte. 36 volte respinse i suoi manoscritti prima di pubblicare un racconto di Fanny Hurst. Uno scrittore medio, ci ricorda Napoleon Hill, come una persona media in qualsiasi altro campo della vita, avrebbe mollato al primo rifiuto. Lei continuò a consumare le suole delle scarpe per 4 anni, a ritmo di no, dalle case editrici, perché era determinata a vincere. Poi arrivò la ricompensa. L'incantesimo fu rotto, la guida invisibile aveva messo alla prova Fanny Hurst e lei ora poteva passare alla cassa. Da quel momento gli editori le fecero ponti d'oro. Il denaro giunse così in fretta che quasi non aveva il tempo di contarlo. Poi la scoprì il cinema e il denaro non piovve in gocce, ma in scrosci. I diritti cinematografici del suo romanzo Great Lotter ammontarono a oltre $100,000, la somma più alta mai pagata fino ad allora da Hollywood per acquistare i diritti di un testo letterario. Le royalties derivanti dalla vendita del libro le procurarono ancora più denaro. Ecco, conclude Napoleon Hill, hai avuto in breve una descrizione di ciò che la tenacia è in grado di fare. Broadway darà a ogni mendicante una tazza di caffè e un panino, ma pretende tenacia da coloro che puntano alla vetta. Stupenda metafora finale. Mi ricorda la parabola del cattivo giudice e della vedova che continua insistentemente a tormentarlo. E racconta nella parabola Gesù questo cattivo giudice che assolutamente odia le persone, pur di scrollarsi di dosso l'insistenza e la tenacia di questa vedova, esaudisce i suoi desideri. Avete sentito qui che Napoleon Hill dice quella guida invisibile che tutto muove, che noi chiamiamo struttura superconscia, è in azione. E sembra proprio che questa struttura superconscia, questa energia spirituale che si muove nella direzione che ha come scopo la realizzazione dell'individuo, però abbia delle regole. Una di queste regole è senza dubbio la tenacia. E allora possiamo riassumere in 5 punti la bella lezione sulla tenacia di questa storia, che possiamo applicare ogni giorno. 1. C'è sempre un prezzo da pagare per il successo. 2. Al prezzo non puoi sfuggire, perché il prezzo è ciò che la vita ti chiede per darti in cambio il successo.
3. Gli ostacoli, le difficoltà, le sconfitte sono il modo in cui la vita ti mette alla prova. Se sarai più tenace di ogni prova, alla fine la vita si stancherà e tu potrai passare alla cassa e riscuotere tutto ciò che vuoi. 4. Se vuoi avere vero successo, vera ricchezza, devi essere disposto, disposta, a pagare quel prezzo. Infine, 5. Puoi pagare adesso e giocare dopo, oppure puoi giocare adesso e pagare dopo. In entrambi i casi dovrai pagare, quindi è meglio pagare adesso. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.